Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere, alle mie spalle c'è uno sfondo diverso dal solito. Questo perché ho cambiato stanza. Semplicemente perché purtroppo ho una brutta infezione, mi sto curando, sono sotto antibiotico e il medico mi ha ordinato tassativamente di stare a riposo almeno una settimana. E quindi io, dovendo stare a letto una settimana, ho pensato che poteva essere l'occasione giusta per girare qualche video. E soprattutto per partire con il primo video dedicato alla rubrica 30 mesi di libri. Questa rubrica è stata ideata da Libridine, che è un canale che ho scoperto recentemente per caso, e devo dire che mi è piaciuta molto, visto che molti YouTuber la stanno portando avanti. E diciamo che lo spirito di questa rubrica è quello di stare un pochino insieme per un periodo un po' più lungo, quindi rispetto ai soliti video tag in cui si risponde a una serie di domande in un tempo comunque abbastanza breve, questa è una rubrica che nasce proprio con lo scopo di rispondere ad una domanda al mese, quindi cogliere l'occasione per chiacchierare un po', per parlare di libri, ma anche per parlare di sé, perché poi le domande comunque portano anche a parlare un po' di sé. E quindi è una rubrica che, ragazzi, sarà lunghissima perché 30 mesi vuol dire 2 anni e mezzo, quindi staremo insieme con questa rubrica per un bel po' di tempo. La prima domanda è: qual è il tuo libro preferito? Ecco, io ci ho pensato veramente tantissimo a questa risposta, ma poi ho deciso di non tirare fuori un romanzo, comunque un libro, diciamo, classico. Ma quello che davvero è il mio libro preferito, e sto parlando di una raccolta di fiabe in 3 volumi, che è dentro al suo cofanetto. Questo è il cofanetto, adesso è vuoto perché ho già tirato fuori i libri, anche perché è pesantissimo, cioè tenere in mano il cofanetto con i 3 libri dentro è veramente pesantissimo. Io dico che saranno 5 kg di roba, quindi è veramente pesante. Hanno tutti e 3 la copertina rigida, questi sono i libri. Vi faccio vedere le figure, la copertina, diciamo, di tutti e 3 i volumi. Ecco qua. E sono un pochino vissuti, come potete vedere c'è anche dello scotch, insomma, qua forse si vede meglio, ecco, in questo volume si vede un po' meglio, vedete che sono molto vissuti, ma questo perché sono libri che mi ha regalato mia nonna quando sono nata. E quindi sono libri che hanno la mia età. Ora, io non volevo svelarvi la mia età, però vabbè, ho pensato chi se ne frega anche se ve la svelo. Io sono nata nel 1979 e nel 1979 mia nonna mi ha regalato questi libri. Quindi sono libri molto, molto. Non mi piace dire che sono vecchi perché sembra altrimenti che io dica che sono vecchia. Però insomma sono libri vecchi, diciamolo, perché hanno quasi 40 anni questi libri, quindi comunque ci sta che possano essere un po' vissuti, che io li abbia tenuti insieme con un po' di scotch. Però all'interno in realtà, come potete vedere, sono in ottimo stato, cioè le pagine comunque si sono mantenute molto bene, non sono ingiallite, non si sono rovinate, quindi erano libri veramente di ottima qualità. Perché questo è il mio libro preferito, meglio i miei libri preferiti? Per 2 ragioni. Intanto perché mi ricordano la mia infanzia, mi ricordano mia nonna che adesso purtroppo non c'è più e io tutte le volte che guardo questi libri ripenso a quando ero bambina che ogni mattina prima di andare all'asilo chiedevo a mia nonna che lei mi leggesse almeno 3 fiabe. Dovete sapere che io all'asilo non ci volevo andare, proprio per nessun motivo, io non volevo andare all'asilo e quindi facevo tutto il possibile, ma veramente tutto il possibile per ritardare l'entrata all'asilo. Quindi mi facevo leggere le favole, poi magari mia nonna faceva il letto, io ne disfavo un pezzo, ma non perché volessi essere dispettosa, ma perché volevo perdere tempo e non andare all'asilo. Quindi cercavo di allungare il più possibile i tempi. E chiedevo appunto a mia nonna la lettura di queste 3 fiabe, ce n'era una che era fissa, era sempre la stessa, mi facevo leggere sempre Cenerentola e poi le altre due cambiavano sempre. E lei pazientemente mi leggeva queste 3 fiabe. Poi ovviamente anche mia mamma mi leggeva delle fiabe, anche mio papà me le leggeva, però diciamo che questi libri in particolare sono legati più a mia nonna, perché comunque ho il ricordo di queste mattine prima di andare all'asilo, il fatto comunque che me li abbia regalati lei, insomma, e io li ho conservati per tutti questi anni. Però
li ho sempre voluti tenere bene, li ho sempre tenuti nella libreria. Ogni tanto mi capita ancora di sfogliarli perché ricordo appunto questi tempi, questo periodo della mia vita che comunque è stato molto bello. E insomma, sono libri che io adoro, sono i miei tre libri preferiti. Vi faccio vedere di nuovo un pochino qualcosa che è contenuto all'interno. Queste figure, come vedete, sono molto molto particolari. Questi libri contengono le fiabe più classiche, ma anche quelle un pochino meno classiche. Quindi ogni volume ha all'interno una raccolta di fiabe e ci sono, adesso vado a vedere un momento l'indice, ci sono delle fiabe molto molto classiche, come appunto Cenerentola, Biancaneve, Pollicino, Hansel e Gretel. Però ce ne sono alcune che sono un pochino meno classiche. Ci sono ad esempio anche delle fiabe orientali all'interno di questo libro, fiabe diciamo un pochino meno conosciute. Ad esempio una fiaba orientale che c'è in questo libro è, io spero che si pronunci così, è scritto così, Abdalà di terra e Abdalà di mare. Io non so, l'arabo non lo conosco, quindi non so se si pronuncerà in questo modo. Però, insomma, è una fiaba orientale che è contenuta in questo libro. Io adesso ve la faccio anche vedere a livello di immagini, è a pagina 265, andiamo a vedere. Io non mi ricordo questa fiaba di che cosa parla, non me lo ricordo assolutamente perché non la sceglievo quasi mai questa. Perché io poi andavo sempre su quelle un po' più classiche in realtà, anche se non sempre, perché poi c'erano delle volte in cui mi facevo leggere delle fiabe. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Questa è la fiaba che vi dicevo, che è una fiaba orientale. Quindi questo per farvi vedere, insomma, che all'interno del libro ci sono delle fiabe anche non così tanto classiche. E insomma, sono veramente tre libri ben fatti, fatti davvero davvero bene e devo dire che sono di ottima qualità, come vi dicevo, perché le pagine sono rimaste veramente, insomma, bianche, non sono ingiallite, quindi davvero erano libri di ottima qualità. E che dire su questi libri? Essendo una raccolta di fiabe, non è che vi posso dire la trama perché vi dovrei raccontare la trama di ogni favola, ma sono sicura che voi la maggior parte delle fiabe le conoscete, quindi non è il caso e non è necessario che io vi stia a raccontare le trame. Però comunque, insomma, mi ha fatto piacere parlarvi di questi tre libri perché mi ricordano, come dicevo, un bel periodo della mia vita e mi ha fatto anche molto piacere mostrarveli. Sono una parte molto importante di me. Questi libri davvero rappresentano una parte della mia vita molto importante. Quindi concludo perché su questi libri davvero non saprei che cos'altro raccontarvi. Vi do appuntamento al prossimo mese con la seconda domanda dedicata a questa rubrica. Vi mando un bacio, ciao a tutti e buona serata. Lo so, ragazzi, ci siamo appena salutati, ma sono tornata solo un attimo perché mi sono dimenticata di dirvi che per l'occasione di questo video, siccome dovevo parlare di favole, ho indossato il ciondolo con la scarpetta di Cenerentola che mi ha regalato mia mamma per l'Epifania di qualche anno fa. E quindi insomma volevo farvi vedere questo ciondolo, me lo tolgo in modo che lo possiate vedere più da vicino e insomma ho pensato per parlare di fiabe cosa c'è di meglio se non indossare la scarpetta di Cenerentola come ciondolo. Ecco, è questo il ciondolo, ve lo avvicino, ve lo faccio vedere. Come potete vedere è una scarpa così dorata, ha tutti i brillantini, questa è la parte davanti, questa è la parte dietro, insomma è veramente un ciondolo che mi piace molto e che indosso molto volentieri, quindi volevo farvelo vedere. Quindi questa volta vi saluto davvero e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, buona serata!